Il dialogo tra culture è possibile attraverso il linguaggio universale dell'arte. Lo testimonia la mostra internazionale My Country, in corso fino al 28 febbraio, nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Marche. È una mostra internazionale, nel senso che raccoglie artisti di Singapore, ma anche del Medio e dell'Estremo Oriente, sono 11, e 11 artisti italiani, in particolare marchigiani, rappresentativi di tutta la regione, da Fabriano fino alla Scolano, diciamo. E la mostra si chiama My Country proprio perché ogni artista porta con sé le immagini e le visioni che hanno alimentato il suo vissuto dei nato e coltivato nei rispettivi paesi. E gli italiani portano quel loro modo di essere artisti marchigiani con un'impronta appunto e uno stile particolare, rappresentativi anche a livello nazionale, perché sono artisti di rango, alcuni di grande esperienza, con altri giovani promesse, ma vincitori di premi, ma di sicuro impatto a livello nazionale ed internazionale. 66 lavori fra dipinti, disegni, sculture, installazioni, video e foto. Artisti esperti al fianco di giovani promesse raccontano l'evoluzione di tradizioni proiettate verso il futuro attraverso uno sguardo contemporaneo. Queste opere mettono in evidenza come gli stili vengono praticati a tutto campo, dall'astratto al figurativo, in una sorta di eclettismo che vede l'Occidente e l'Oriente praticare linguaggi similari ma differenti. Un evento esclusivo in Italia per celebrare il 50° anniversario dell'indipendenza dalla dominazione inglese della Repubblica di Singapore e che sigla il gemellaggio di una delle piazze più prestigiose dell'economia mondiale. La mostra è nata grazie ad una iniziativa propiziata da Francesca Maurizi, la dottoressa Maurizi, che ha fatto sì che ci fosse questo incontro tra il Tuju Group di Singapore ed artisti italiani, marchigiani. E questa proposta è stata favorevolmente accolta dal sindaco Tommaso Corvatta. Perché? Perché ha visto in questa mostra, in un momento di grande difficoltà a livello nazionale, di politiche nazionali, di grande guerra, belligeranza, eccetera, visto la possibilità di un viatico, di un colloquio che passasse attraverso l'arte tra Occidente e Oriente, tra Islam e cattolici, tra soggetti che si interessano di arte e attraverso l'arte promuovono la libertà e la libertà di pensiero, di parola e di religione. Civitanova, che tra l'altro quest'anno, 2016, inaugura l'ente fieristico, l'unico ente fieristico accreditato, diciamo così, a livello regionale, che in questo momento sta virtualmente funzionando, lo inaugura quest'anno. È un'opportunità grandissima perché significa aprire uno spazio di dialogo e quindi in prospettiva anche commerciale con un mondo ricchissimo, importantissimo, in espansione, al quale bisogna per forza rivolgersi.